Ciao ragazzi, bentornati nel canale, sono Pietro Buarren. Oggi si riporta nuovamente Formula 1 2022 e quindi un nuovo episodio della mia carriera Scuderia. Oggi mi trovo ad affrontare il weekend di gara probabilmente più atteso perché mi trovo a Monza per affrontare per l'appunto il Gran Premio d'Italia. Come di consueto, le tre sessioni di prove libere le ho già svolte in privato. Oggi mi occuperò chiaramente della qualifica che svolgerò nel tentativo unico e della gara che si svolgerà nell'arco di 13 giri. Prima di affrontare l'evento, solamente una notizia in riferimento ad un nuovo sponsor che ho aggiunto nella livrea della monoposto. In sostituzione di Vacanziero, uno sponsor che avevo prima e che è entrato in scadenza, ho deciso di prenderne un altro. Più che altro guardando chiaramente il portafoglio, quindi ho scelto uno sponsor che offriva di più e quindi ho scelto Neon. Come potete vedere, l'ho già inserito nella livrea della monoposto. E fatta questa doverosa premessa, affrontiamo la qualifica. Via. Ragazzi, si torna quindi con un nuovo appuntamento qui su Formula 1 2022. Oggi mi trovo nel Gran Premio, a mio avviso, più iconico. Della storia della Formula 1, mi trovo a Monza, Gran Premio di casa, quindi spero di fare un ottimo risultato alla luce ovviamente delle ultime prestazioni che mi hanno visto proprio nell'ultimo Gran Premio in Belgio, nonostante la pioggia, arrivare a podio, quindi una vettura sicuramente in salute. E detto ciò, via. Vediamo un po', settimo tempo. Devo dire che probabilmente avrei anche potuto ottenere qualche gradino in più in griglia. Non sono soddisfatto particolarmente dell'ultimo settore, però Monza è così. Bisogna approcciarsi bene, mantenere alta la concentrazione e vediamo comunque di recuperare in La griglia di gara. partenza per la gara di domani è chiusa. Oltretutto, Prima come di potete iniziare, vedere, ricordiamo le le prime condizioni tre meteo sono posizioni: finalmente Hamilton, clementi, quindi Leclerc e un George gran premio Russell. Le qualifiche sono sull'asciutto ed chiuse. era La quello che griglia è sognavo, stabilita. soprattutto Non ci qui nel resta che circuito di attendere la casa a gara. Monza, Vi via. E aspettiamo tutti per assistere al. andiamo ad affrontare questo gran premio. Consueta esperienza e punti fama scuderia, come potete vedere, campeggia anche il nuovo sponsor Neon, anche nella tuta dei piloti. Andiamo ad avviare la gara, via. E nel frattempo facciamo due chiacchiere. Ragazzi, quindi si torna con un nuovo appuntamento qui su Formula 1 2022. Oggi è il sedicesimo Gran Premio e sicuramente lo spettacolo di Monza è uno dei Gran Premi che più attendevo in tutta questa stagione di Formula 1.
Siamo di nuovo qui in Italia. Vorrei fare veramente bene, sia per interessi di classifica, perché nelle ultime settimane ho fatto, ho risicchiato parecchi punti e quindi mi trovo lì lì per sfiorare la zona podio. A Monza, con velocità massima intorno e vorrei fare bene anche, km/h, soprattutto nel circuito di gara. Sono posto in salute, ho cercato di fare un assetto piuttosto estremo per fare una gara full gas, come consente questo circuito. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton parte dalla pole position con Charles Leclerc al suo fianco. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Russell, Verstappen, Carlos Sainz e Norris, Di Pietro, Perez, Ricciardo e al mio fianco e via via tutti gli altri. Lasciamo anche skippare questo. Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi. Qualche rischio me lo devo concedere, no? È inevitabile, direi. Da chicane, bagarre, recuperiamo subito un paio di posizioni, bene. Anche se sono qui davanti, sfrutteranno l'effetto scia ovviamente. Gran premio sicuramente da giocare ad alti ritmi. Mi ritrovo sicuramente a Monza con una monoposto in salute dal punto di vista della Power Unit e con un comparto di miglioramenti sicuramente che ne portano che portano ovviamente alla monoposta ad avere sicuramente qualcosina in più. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Ho andato tanto qui su Verstappen, sfruttato la scia. Guardo sempre qualcosa in quella chicane. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie.
facciamo vedere subito su Norris, approfittiamo di questo rettilineo. Norris non molla, prendiamo qualche rischio, staccata, è andata bene. Norris si riprende, e ho scritto la sua stessa scia. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 12,0 secondi. Gran premio sicuramente qui non possiamo concedere nulla, aggressività massima e ritmo altissimo, circuito dove si toccano velocità elevatissime, ecco perché ho cercato di fare un assetto piuttosto estremo. Contare sul DRS per ora, dalla posteriore fuori uso, rimani in pista, cercheremo di... E questo non ci voleva, ragazzi. Problemi al DRS, speriamo che nella sosta i box facciano qualcosa. In questo giro, forza! Soprattutto ho spinto tanto con le gomme posteriori, sono al limite. Leclerc è passato in prima posizione. Di Charles subito spinge nel circuito di casa alla Ferrari. Andiamo ai box. Andiamo di fare veloci. Fantastica. Perfetto, via. Più veloce di quanto previsto. Siamo davanti. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Molto veloci ai box. Io ricordo i primissimi gran premi di questa stagione dove ai box era croce e delizia, poi lentamente
il team è migliorato anche sotto questo punto di vista. E mi trovo al comando, inevitabile, abbiamo fatto un bel undercut. Ai box. Dobbiamo gestire la gara, non sarà semplice. Hamilton si fa sotto e spalanca l'ala. Proviamo a resistere. Noi facciamo la lepre e non sarà semplice, inevitabile. A chiudergli la traiettoria e a spingere tanto. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 20,6 secondi. Chiudo bene qui all'interno e via. È una gara con lo cardio palmo fino alla fine, fine a Monza. Sono partito, come potete vedere, piuttosto indietro, ho rimediato subito due posizioni e poi ai box hanno fatto il miracolo. Alcune informazioni su Russell, ha riscontrato una sorta di problema meccanico. È vicino Hamilton, vicino. Proviamo a resistere anche qui. Ovviamente la vettura è migliorata tanto, soprattutto nel passo gara. E qui errore alla chicane. Cercato di allungare tanto. Abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri.
riesco ad avere adesso un buon ritmo. Stavolta nessun errore qui alla chicane. Di solito sono molto chirurgico negli approcci. Perché so benissimo, non posso esagerare. Quell'occasione mi sentiva il fiato sul collo con Hamilton, allora ho cercato di spingere tanto, però ho rischiato. Oggi stiamo spremendo tanto la Power Unity, ma Monza è Monza. Ok. È un'occasione troppo ghiotta. Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi, bandiere gialle. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Bandiera verde. Temevo molto la safety car che avrebbe nuovamente ricompattato tutti. È un po' chiaramente testato. E qui Hamilton spinge tanto, passa davanti, però sfrutto l'interno e non può farci nulla. Sono ancora davanti, qui a Monza. Forza bella, non mi tradire, proprio nel circuito di casa. Cercando di spingere tanto, sono anche molto preciso, quindi non perdo nulla. Gli ultimi due giri sono stati perfetti dal punto di vista del ritmo e della pulizia di guida. Tanto Sainz beffa Hamilton in seconda posizione, si fa sotto. Sei all'ultimo giro. Mi concedo l'interno. Proprio perché nella chicane mi trovo meglio qui. Molta strategia.
qui a Monza, sicuramente. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Cerco di mantenere un pelino lontano dalla zona DRS, neppure. Le gomme sono al limite. Ultimo curvone. Spingiamo tanto, vedo la bandiera a scacchi, eh sì, e ce l'abbiamo fatta qui a Monza, il successo più atteso, proprio qui a Monza. Ma devo dire che questa volta devo dare atto che ai box hanno fatto un miracolo, mi hanno fatto uscire davanti. Eccoci, poi ho controllato la gara e sono riuscito a vincere questo Gran Premio, soddisfattissimo. Un successo che secondo te qual è stato il mi riempie sicuramente di grandissima vittoria. Soddisfazione sono in frenata. Aver vinto qui a Monza è reso possibile un risultato straordinario, in curva per i sorpassi. Fantastico, grandi miglioramenti si sono sviluppati anche qui al Gran Premio più atteso, il Gran Premio che sognavo. Delle care vecchie sportellate. Da vedere la zona podio adesso. Ecco i primi tre che si fanno strada verso il podio per festeggiare un'altra fantastica giornata di Formula 1. E questa volta non lo concedo tutto. Faccio pure un selfie. E godiamocela questa vittoria, godiamocela veramente questa vittoria qui a Monza. Fantastico, i risultati si vedono. Oggi un Gran Premio tiratissimo. Sofferenza iniziale, poi l'undercut ai box sicuramente ha fatto la differenza, però poi ci ho messo del mio cercando di resistere agli attacchi in zona DRS. Un bel Gran Premio, ragazzi, ne è venuto fuori. Diamo una veloce esperienza, vediamo la classifica, 26 punti perché abbiamo fatto anche il giro veloce. Vorrei vedere un po' la classifica perché mi interessa. Allora, innanzitutto salvo il replay come sempre. Oggi è stato il migliore. Vediamo la classifica. Prima posizione ancora immutata. Quindi terzo posto, chiaramente ho scavalcato proprio per pochi punti, ho scavalcato Lewis Hamilton. Classifica costruttori, siamo troppo in là, però sempre ci manteniamo sempre al quarto posto, che va sempre bene, ragazzi. E prima di chiudere, direi che c'è spazio anche per un breve highlight e poi facciamo i saluti. Quindi si partiva dal settimo posto, partenza ovviamente come al solito complicata, però cercavo ovviamente di evitare innanzitutto il contatto e alla chicane ho recuperato subito un paio di posizioni. Poi ovviamente la gara è proseguita e ho cercato di mantenermi sempre a ridosso delle prime posizioni. Poi c'è stata ovviamente la sosta ai box che mi ha fatto uscire davanti, e da lì poi ho concluso il Gran Premio con questa splendida vittoria. Io direi di concludere qui e fare i saluti, ragazzi. Prima ovviamente l'esperienza. Soldi e via.
Ragazzi, che dire, spero che anche questo ennesimo episodio qui su Formula 1 2022 vi sia piaciuto. Io come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta da parte mia. Ciao ciao ciao.